Nuovo parcheggio in via Dante Alighieri ad Agropoli. La cerimonia della posa della prima pietra si è tenuta alla presenza del sindaco Roberto Mutalipassi e di altri rappresentanti del comune cilentano nella mattinata di martedì. I lavori porteranno al recupero di un'area ormai in disuso che la vecchia amministrazione acquisì da RFI, mentre l'attuale squadra di governo ha proseguito nella realizzazione del progetto. Un'opera di vitale importanza per la città, in quanto porterà alla riqualificazione di una zona che attualmente versa in condizioni di degrado. Si procederà dunque con la pavimentazione stradale in asfalto e la delimitazione dell'area con una recinzione tramite la creazione di muretti in ringhiera. Il parcheggio, il cui ingresso sarà predisposto in prossimità della rotatoria in corso di sistemazione, mentre l'uscita avverrà direttamente su via Dante Alighieri in direzione del centro cittadino, sarà completamente gratuito, con 35 posti auto, di cui 3 riservati ai disabili, e sarà realizzato in un punto strategico della città, vale a dire nell'arteria stradale di collegamento tra la stazione ferroviaria e la località Madonna del Carmine. Un ulteriore importante servizio per la città di Agropoli.